Deciso il pubblico sovrano, è il momento della prova leader. Abbiamo detto che insomma abbiamo due finalisti, sono Nina e Senicar e Daniele Battaglia, ma insomma tra poco avremo la prova del fuoco, quindi la prova leader. Chi vincerà questa prova leader sarà il vero leader di questa settimana. Rossano, ecco, prima di spiegare il gioco lo farei spiegare da un naufrago di eccezione. Ha buttato tutta Bergamo. Va bene. Sono benvenuti a Little Cork Island. Quest'oggi il gioco si propone di fare. Prendete il vecchio del legno, lo spostate davanti, poi andate dentro con la vertica, spostate il baricetto di destra a sinistra, dico uno, due, poi faccio tre, da questa struttura di legno vi spostate a questa struttura di legno, da quando faccio a tre, spostate le corde, il terzo arriva di là, c'è una botola, si apre la pasta che cade dentro, dovete provare la gravità dell'acqua, da quando dico uno, due, tre, Simona, due partite, tre, la pasta delle zucchine, le mis... Avete capito? Allora, uno, due, tre! Escono sempre le like, adesso non fate poi i bastardi che il prossimo gioco veramente, quando lo spiega, tutti abbiamo capito, sì sì, e poi ci ritroviamo a guardarci negli occhi, cosa dobbiamo fare? Rossano, allora spiega il gioco, insomma la prova del fuoco, vai. Non ho parole. Ecco, no, spiega la prova adesso, del fuoco, no, che intanto amiamo. No, io adesso la faccio spiegare a Daniele. Allora Daniele, vieni qua e adesso mi spieghi la prova del gioco. Allora, cari amici, allora il fuoco di oggi... bisogna spostare, la confusione, se non ho sbagliato. Allora il fuoco scenderà dall'alto. No, scusa Simona, c'è ritardo. Allora il fuoco arderà, arserà il fuoco noi stessi, spostando. È tutto chiaro? Quando dico uno, due, tre, partite. Vai Simona. Grazie. Chiara di Rubicondi in posizione. Vai. Qui, sul canale. È importante, chi di voi vincerà la prova leader sarà immune dalla nomination. Ecco qua. Insomma. Al mio comando si accende. Pucci, ci riprendi, c'è il riguardo dello spinone. No, la Senicar è micidiale, pensa che è intervenuta anche la protezione degli animali, perché quando si butta in mare non si vede più un pesce sega, non c'è più lì in mare. Ho capito solo io, imbecille. Allora. Guarda cos'è uno spiedino. Ma non può bruciare solo lui, perché bisogna bruciare lei? Solo lui, lei è troppo bella. No, devono resistere alla prova del fuoco. Siete pronti? Rossano, vi sembra che sia tutto chiaro? Chiarissimo. Dop e tre, 3, 2, 1, via! Vai! No, al mio comando si accenderà la maschera del fuoco, via col fuoco! Ragazzi pronti, 3, 2, 1, via! Thank you.
quanto mai importante questa prova leader, perché insomma. Daniele, Federico, tu che sei molto diretto, nel gioco, delle strategie, che parte fa? Nelle strategie? Ma è molto, cioè secondo me è molto intelligente, molto, anche molto furbo. Non so, li dobbiamo bruciare e mettergli un limone in bocca? Che dobbiamo fare qua? Resistono, che sono di legno. Daniele Battaglia è leader! Daniele Battaglia è leader! Bravi tutti e due però! Bravi! Bravissima Nina! Tardo. Brava Nina! Ecco, bravi, bravi, bravo Daniele! Daniele, sei il leader della settimana, non puoi essere nominato! Bravo, molto bene, andate grazie, pure... Simone! Scusi! Grazie Simona per questa prova, la dedico a te e a tutti quanti qui da Corn Island. Va bene, grazie Rossano. Allora, vorrei andare a parlare con Dario. Dario? È ancora vivo? Sì, Dario. Sì. Dario?